Sarà un Sanremo basato sulle canzoni, popolar nazionale e affatto politico. Parola del direttore artistico Claudio Baglioni, che alla vigilia della 69esima edizione del festival, in conferenza stampa ha difeso le sue scelte artistiche italocentriche e senza super ospiti, ironizzando sulle polemiche emerse nei giorni scorsi, dal tema migranti affrontato quando presentò il festival al conflitto di interessi per la scelta dei cantanti in gara. Cosa su cui a difenderlo è tornata anche la direttrice di Raiu. Uno Teresa de Santis, al suo primo festival. È molto frequente che siano le filiere amicali tra gli artisti e tra il management a creare poi le condizioni perché si arrivi al massimo del risultato. Nel caso di Claudio Baglioni, mi permetto di dire io per Claudio, quando si fa un contratto ad un artista vivente e operante, è evidente che questo artista ha comunque dei rapporti anche con l'industria della riproduzione della musica. Paglioni ha anticipato che la sua seconda edizione sarà molto simile alla prima, un festival, ancora, della canzone italiana. Da nazional popolare io vorrei che continuasse ad essere popolar nazionale e lo dico, riprendendo le parole di Teresa De Santis, non per una sana autarchia, ma perché ritengo che l'internazionalità sia... Eh, appunto, non solo nel nome, ma anche nel fatto che molti degli artisti che partecipano al festival sono internazionali. L'internazionalità è quella di Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, ospite aggiunto in corsa, di Luis Fonsi e Tom Walker. Per il resto, tanta musica italiana, duetti ed omaggi. Le star internazionali, secondo Baglioni, chiedono cachè esagerati. Un tempo si vendevano dischi, ora, se non hanno interessi personali, vogliono essere strapagati e il suo festival, dice, costa di meno di quello del 2018 e la pubblicità è aumentata. Il nostro festival è un festival che si basa sulle canzoni. Nella parte di intrattenimento io penso che vincerà la leggerezza, speriamo che vinca l'ironia perché ci serve anche questo, però sicuramente non è un festival politico. E sugli artisti in gara chiosa? L'intenzione era quella di poter fornire una fotografia piuttosto reale tra le varie proposte che ci sono arrivate della nostra musica corrente. Emozionatissimi Claudio Bisio e Virginia Raffaele al debutto da conduttori. Annunciata anche la giuria d'onore che voterà nelle ultime due serate. Sarà preseduta da Mauro Pagani e ci saranno Ferza Nozpetek, Camilla Raznovic, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severnini, Serena D'Antoni. Sandini e Joe Bastianic.